in collegamento telefonico abbiamo Enzo Rende. Buongiorno. Buongiorno a te e a tutti quanti voi. Allora, buongiorno Enzo, parliamo del convegno, dell'incontro convegno che si aprirà domani ad Aprigliano. Si parlerà per l'appunto di canapa, il futuro della coltivazione della canapa in Calabria. Perché questo argomento e soprattutto perché la necessità di un convegno? Come vive questo settore? Il ragionamento è subito fatto. Il titolo del convegno è Canapa ieri, oggi e domani, all'interno di un principio nuovo per l'agricoltura, dove si parlerà ancora, per questioni diciamo quasi economiche, di un'agricoltura diversa, quasi alternativa a quello che è la solita olivicoltura, la solita agrumicoltura, la solita pataticoltura. Ci sono coltivazioni che ormai hanno già fatto il loro tempo. Necessariamente gli agricoltori, gli imprenditori agricoli hanno bisogno di altre coltivazioni che portano non soltanto lavoro e sudore, ma anche redditi maggiori. Anche perché in agricoltura ormai si vive e si lavora in funzione di una concorrenza spietata dovuta a un mondo estero. Diciamoci anche che la Calabria non si può permettere coltivazioni intensive. Perfettissimo. Allora, considerato che anche la canapa è una cultura alternativa in tutti i sensi, anche in termini di ecosostenibilità sul territorio, necessariamente l'inserimento di questa coltivazione all'interno di una rotazione, diciamo, agricola, figlia anche del territorio silano o diciamo principalmente calabrese, la canapa può svolgere all'interno di questa rotazione culturale anche i benefici di essere una cultura pulente e, tra parentesi, quasi quasi rassenerante la fertilità del terreno. In più, il ragionamento di perché ieri, oggi e domani. Ieri perché in effetti sono 6 anni che Sativa Calabria è all'interno di questo settore e, dopo aver provato semine e, tra parentesi, fatte coltivazioni in 2 regioni, Calabria e Basilicata, diciamo che la fase pionieristica di diffusione è finita. Oggi esiste un altro mondo della canapa. Oggi è il momento di una canapa che tutti quanti nel mondo riconoscono una coltivazione, principalmente agricoltura, e successivamente con altre possibilità, in cambi che in questo momento sulla coltivazione vanno ad investire tanti e tanti soldini, per cui la canapa oggi è la regina per i nuovi investimenti e per i nuovi redditi nel mondo. Ma nel mondo, e perché in Calabria no? È quello che soprattutto vogliamo dire. Ecco, io quello che voglio soprattutto dire è: coltivare la canapa in Calabria non vuol dire trasformare la Calabria in una piccola Giamaica. Ecco. Assolutamente no. Noi siamo fuori da questi concetti. Il problema è che questi concetti li veicolano determinate lobby, anche farmaceutiche, che hanno interesse a far sì che la canapa, diciamo anche quella farmaceutica, che dovrebbe avere grandi funzioni medicamentose e quindi curative nei riguardi di 1.200.000 di pazienti che esistono in Italia come medicina alternativa, però certe lobby preferiscono invece comprarla investendo i soldi dei contribuenti italiani sul mercato olandese o sul mercato canadese. Allora, quello che noi vogliamo, tu sai benissimo che dobbiamo combattere contro il pregiudizio. Perfetto, quello che noi vogliamo in questo momento è che qualcuno a livello legislativo metta mano sulla 242 del 2016, che fu forse la prima legge dopo la famosa 309 della Bossi-Fini, che intervenga su questa benedetta legge e tolga tutti gli equivoci, per cui alla fine l'imprenditore agricolo Enzo Rende o lo stesso amico mio Ciano, se vuole fare, diciamo, un investimento del genere, lo può fare
in tranquillità e in serenità legislativa. Certo. Quindi lo scopo anche di questo convegno domani, considerato anche il parterre che avrò come amici invitati, ci sarà Canapa Sativa Italia, quindi diciamo al massimo livello, è un'associazione nazionale, ci sarà il gruppo piemontese, startup tipo Polipò e Policanapa, con le quali diciamo Sativa Calabria ha voglia e tra parentesi ha la volontà di costruire finalmente una filiera che vada al di là dei piccoli numeri che dovrebbe raggiungere i 300-400 ettari per il prossimo anno, tale da poter giustificare poi un'attività industriale in Calabria e quindi distribuire reddito e consentire serenità anche agli agricoltori, ma non la serenità che diciamo di cui qualcuno ci accusa, non con la canapa indica, ma con la canapa sativa, una canapa buona, la canapa legale, se ce lo vogliono permettere. Sì, altrimenti purtroppo hai fatto bene a puntualizzarlo, perché purtroppo no, io per primo non mi riesco a spiegare perché poi si crei questo pregiudizio, si sia creato questo pregiudizio nel corso del tempo. Però ho visto che all'interno intorno a questo tavolo si siederanno anche i sindaci di Aprigliano e di Rogliano, quindi voglio dire, alla fine anche le istituzioni prendono atto che qualcosa sta cambiando. Ma difatti nel concetto di filiera c'è proprio questa apertura, l'apertura agli enti locali del territorio che dove dovranno avvenire le femmine, per dimostrare non a loro ma alle forze pubbliche, quindi al Ministero dell'Interno o a qualunque altro Ministero della Sanità, che quello che si coltiva è la pianta buona, quella che serve e quello che vale anche per la salute dei cittadini. In questo caso in primis per i cittadini calabresi, visto un po' i problemi dovrebbero avere sicuramente più bisogno. Noi volevamo anche ricordare che nel XIX secolo in Calabria la canapa si coltivava e come? Veniva utilizzata per fini nobili e soprattutto non ha creato piccoli tossicodipendenti. Perfetto, e ti dico di più, giusta questa tua considerazione, siccome ritengo di essere anche più o meno un esperto anche in termini diciamo di tessuto e quindi in questo caso di fibre tessile, a questo punto molto probabilmente la filiera partendo cercherà di inserire per la produzione del derivato canapa tessile anche una rete della ginestra, la famosa Spartium Jungeum dei nostri genitori, che tra parentesi dava la possibilità di realizzare una struttura e quindi una rete di tessile sulla zona di Loncobucco, San Giovanni in Piore, eccetera, eccetera. Cioè andiamo a riprenderci le nostre tradizioni per farne diventare reddito per gli agricoltori e per il territorio, se ce lo consentiranno. Enzo, io non so come ringraziarti, perché è sempre bello parlare di determinati argomenti e davvero io ti ringrazio, soprattutto quando sei dalle nostre parti, vieni a trovarci in radio, così ne possiamo parlare in maniera ancora più approfondita per far arrivare comunque dei messaggi chiari e precisi. Troppa ignoranza intorno a questo argomento e quindi io ho voluto subito accoglierti, proprio ho voluto cogliere la palla anche al balzo. Quindi mi aspetto anche altre notizie da parte tua. Io ti ringrazio a nome di tutti i convegnisti. Ho sempre saputo che in Ciano e la sua radio ho un punto di riferimento. Sicuramente raccolgo l'invito e sarò anche sul terreno dove continueremo la chiacchierata.